chi ha fondato queste cose aveva l'anima socialista già, e De Amicis era un rappresentante socialista, è stato un rappresentante del Partito Socialista, poi nonché naturalmente scrittore che conosciamo, era un socialista convinto, anche se un socialista tiepido secondo me, però... In che senso tiepido? È tiepido nel senso che, sai, di quei tipi... Il figlio dell'operaio ha diritto di fare l'operaio, il figlio del medico ha diritto di fare il medico, capisci, un po' schematico, chiuso questo tipo di socialismo che lui interpretava, che lui voleva.